Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi ancora Block Stitch in versione bicolor e in versione sottotazza. Quando ho fatto questo tutorial vi avevo detto che mi sarebbe piaciuto fare un sottotazza con questo schema e quindi eccolo qui. In più, in questo tutorial vi mostro come cambiare colore senza tagliare il filo ad ogni giro. E poi ho fatto una piccola modifica anche all'ultimo giro per renderlo più stabile. Fatemi sapere se questa idea vi piace, oltre al sottotazza, ovviamente facendolo più grande potremmo fare dei sottopentola, oppure facendolo rettangolare potremmo fare delle tovagliette americane. Per come fare le mattonelle rettangolari, vi ho fatto un tutorial l'anno scorso, ve lo lascio linkato nella descrizione del video. Fatemi sapere se questa idea vi piace e se la rifarete, io credo che sia una bella idea anche per un regalino per Natale e bisogna chiaramente cominciare a pensarci e sono certa che voi avete già iniziato a pensare ai regali di Natale che volete fare con le vostre mani e quindi questa potrebbe essere un'idea in più. Fatemi sapere se vi piace regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per quanto riguarda i materiali vi lascio tutto nella descrizione del video. Iniziamo con un anello magico. E intanto lavoriamo tre punti alti. Sostituiamo il primo con 2 catenelle e ne lavoriamo altri 2. Una catenella e questa è la ripetizione che ripetiamo in totale per 4 volte. 3 punti alti, una catenella. Alla fine del giro, dopo gli ultimi 3 punti alti, anziché lavorare una catenella, iniziamo un punto basso nel primo punto alto. Vuol dire che portiamo fuori il filo e questo punto basso lo concludiamo con il filo del secondo colore. Così. Questo punto basso crea un archetto grande come una catenella, ma siamo al centro dell'archetto, che è dove dobbiamo essere per iniziare il prossimo giro. In questo archetto intanto lavoriamo un punto basso e cominciamo già a nascondere il filo, la codina di filo bordeaux. Dopo il punto basso lavoriamo 2 catenelle, passiamo il filo in questo modo e lo facciamo passare di nuovo per nasconderlo nelle catenelle. Nel successivo archetto di una catenella lavoriamo un punto basso e nascondiamo la codina di filo, 2 catenelle e continuiamo a nascondere la codina di filo e un punto basso. E questa è la ripetizione che ripetiamo in questo giro. In ogni archetto lavoriamo un punto basso, 2 catenelle, un punto basso e poi lavoriamo 2 catenelle. Una, due. E ripetiamo nell'archetto un punto basso, 2 catenelle, un punto basso. E in questo modo abbiamo già nascosto la codina di filo bordeaux. Chiudiamo l'anello magico e completiamo il giro. Nel primo archetto avevamo lavorato solo un punto basso e quindi qui lavoriamo un punto basso e sostituiamo l'archetto di 2 catenelle con una catenella e un punto basso nel primo punto basso del giro. E come prima questo punto basso lo iniziamo col filo del colore che stiamo usando e lo completiamo col filo del colore che usiamo nel prossimo giro.
In questo modo creiamo un archetto grande come due catenelle, ma siamo al centro dell'archetto, che è dove dobbiamo essere per iniziare il prossimo giro. Il filo beige, non l'avevo nascosto, era rimasto qui dove abbiamo chiuso il giro precedente. E la stessa cosa facciamo con il bordeaux. Non lo nascondiamo, lo teniamo qui. In questo archetto intanto lavoriamo tre punti alti. Sostituiamo il primo con un punto basso e una catenella e ne lavoriamo altri due. E poi lavoriamo 3 punti alti nell'archetto di 2 catenelle del giro precedente. E nell'archetto d'angolo lavoriamo un angolo, 3 punti alti. Due catenelle, tre punti alti. E ripetiamo così per tutto il giro. In ogni archetto d'angolo lavoriamo un angolo, tre punti alti, due catenelle, tre punti alti. E in ogni archetto di 2 catenelle che abbiamo sul lato, e in questo giro ne abbiamo uno solo, lavoriamo una tripletta di punti alti. E in questo modo lavoriamo tutto questo giro. E alla fine completiamo anche il primo angolo, lavorando una tripletta di punti alti. E l'archetto di 2 catenelle che sostituiamo con una catenella e un punto basso nel primo punto alto. E per cambiare colore il sistema è sempre lo stesso. Questo punto basso lo iniziamo col colore con cui stiamo lavorando e lo finiamo con il colore del prossimo giro. E in questo archetto iniziamo di nuovo il giro di punti bassi e catenelle, che lavoriamo sempre nello stesso modo. Iniziamo sempre lavorando mezzo angolo, che in questo caso è solo un punto basso, poi lavoriamo 2 catenelle e un punto basso tra le triplette del giro precedente. E ripetiamo 2 catenelle, un punto basso tra le triplette. 2 catenelle e nell'angolo lavoriamo un punto basso, 2 catenelle, un punto basso. E in questo modo lavoriamo tutto il giro. In ogni angolo lavoriamo un punto basso, 2 catenelle, un punto basso. Tra ogni tripletta del giro precedente sul lato lavoriamo un punto basso e separiamo sempre con 2 catenelle. Lavoriamo tutto il giro e poi alla fine completiamo anche il primo angolo. Nel primo angolo avevamo lavorato solo un punto basso e quindi qui lavoriamo un punto basso. E come prima sostituiamo l'archetto di 2 catenelle con una catenella e un punto basso nel primo punto basso. E il punto basso lo chiudiamo con il filo del color panna. Ed ora lavoriamo un altro giro di triplette di punti alti, lavorando esattamente come nel giro 3. Iniziamo con mezzo angolo, su ogni archetto di 2 catenelle lavoriamo una tripletta di punti alti e in ogni angolo lavoriamo un angolo, 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti. Lavoriamo tutto il giro e poi completiamo anche il primo angolo esattamente come abbiamo fatto nel giro 3.
Alla fine completiamo il primo angolo e in questo ultimo giro di triplette lavoriamo 2 catenelle e un punto bassissimo nel primo punto alto. E il punto bassissimo lo lavoriamo col colore del prossimo giro, cioè con il bordeaux. Così. E da qui iniziamo il prossimo giro. Il prossimo giro, che è l'ultimo, è un giro di punti bassi e catenelle, ma essendo l'ultimo lo lavoriamo in modo un po' diverso. Anziché lavorare le catenelle, lavoriamo punti bassissimi sul secondo e sul terzo punto alto di ogni tripletta, lavorando in costa dietro, cioè prendendo solo il filo dietro del punto. 1, 2. E poi lavoriamo un punto basso tra le triplette. E ripetiamo. 2 punti bassissimi nel secondo e nel terzo punto alto. E un punto basso tra le triplette. E ripetiamo in questo modo fino ad arrivare all'angolo. E nell'angolo lavoriamo un punto basso, un punto bassissimo nella seconda catenella, un punto basso. E riprendiamo a lavorare come sull'altro lato. 2 punti bassissimi, un punto basso tra le triplette. E ripetendo in questo modo completiamo anche tutto questo giro e poi vediamo come chiudere il giro. Nell'ultimo angolo lavoriamo normalmente. Un punto basso, un punto bassissimo nella seconda catenella, un punto basso. Tagliamo il filo un po' lungo. Tagliamo anche il filo dell'altro colore. Infiliamo il filo in un ago senza punta e facciamo la chiusura invisibile entrando in tutto il secondo punto bassissimo. E al centro del punto basso. Facciamo un nodino sul retro e nascondiamo il filo attraverso i punti. Allo stesso modo nascondiamo tutti gli altri fili. E questo è il risultato. Nel tutorial vi ho fatto vedere chiaro su scuro perché con il bordeaux si vede un po' poco, però decisamente mi piace di più la versione scura con queste macchioline chiare. Fatemi sapere a voi quale piace di più e soprattutto fatemi sapere se rifarete questi sottotazza o se userete questo schema per fare dell'altro. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!